Buongiorno, sono Lucia Tonini e per la passeggiata nell'arte russa di oggi, del programma organizzato da Xara, al quale mi fa molto piacere di partecipare, ho pensato di presentarvi un'opera che sicuramente avete visto molte volte e che appartiene a un autore della tradizione russa che ha saputo trovare anche per la nuova epoca una cifra personale ed emblematica. Al momento epocale del 1917, gli artisti russi adattano il loro linguaggio ai nuovi contenuti. Così fa anche Boris Kustodiev, che aveva descritto la Russia di provincia, le sue fiere, la vita dei mercanti, le golose mercantesse e le gioiose veneri, nell'ambito del raffinato circolo del mondo dell'arte. Con lo stesso linguaggio, Kustodiev riesce a dare il suo marchio identificativo anche alla rivoluzione, creando immediatamente una sua immagine simbolo, il bolscevico, un quadro che dipinge tra il 1919 e il 1920 e che si conserva ora alla Galleria Tretiakov di Mosca. Da un punto di vista al di sopra della scena, lo spettatore guarda il grande Gulliver bolscevico che avanza sulla folla e la conduce. Lo sguardo a volo d'uccello riprende i particolari di una città festante, forse Mosca, ci sembra di riconoscere la casa Pashkov in alto sulla collina davanti al Cremlino, in lontananza le ciminiere della città moderna e l'affluire della gente intorno all'automobile e ai soldati. Milizie armate lungo le strade, sui tetti la neve, e davanti alla gigantesca figura del bolscevico che tiene nelle grosse mani la bandiera, le azzurre cupole di una chiesa. Una costante nei paesaggi di Kustodiev, ma in questo caso ha dato da discutere se volesse essere un ostacolo al suo cammino, esempio della tradizione nazionale dell'antica Rus', oppure l'unica forza di resistenza contro la sua avanzata. Ritroviamo la stessa cupola in una grafica di un'illustrazione che aveva fatto nel 1920 Kustodiev, ritraendo il suo atelier con all'interno la figlia Irina e il figlio Kirill. Dalla finestra si vedono quelle cupole. Sì, perché in realtà non è Mosca, ma è Pietrogrado da dove Kustodiev guarda ora la rivoluzione. Bloccato in casa dall'incipiente paralisi, guarda dall'alto sulle strade e sulla folla i primi passi della rivolta del febbraio del 1917. Ricorda l'artista Mstislav da Bujinsky. Solo come attraverso un velo vide quello che succedeva intorno a quel tempo. Seduto sulla sua sedia alla finestra, con la vista sulla cupola azzurra della chiesa, poteva guardare la sua strada e tutto quello che vi si avvicendava. Le code, le manifestazioni, come venivano abbattute le case di legno per scaldarsi. Ancora la figlia ricorda. Dalla grande finestra del suo studio sulla Wiedenskaya si vedeva la strada coperta di neve, i mucchi con le ombre azzurre, il sole invernale che illuminava la folla di gente con le bandiere rosse. Proprio sotto casa nostra si fermò un camion con i soldati. Molti fucili avevano bandiere scarlatte. Da quell'angolatura della finestra del suo atelier è preso un primo schizzo della rivolta nel giorno della formazione del governo provvisorio. Al suo amico, l'attore Vasilij Lushskoj, il pittore scriveva qualche giorno dopo: «È come se tutto fosse un sogno, è come in un sogno, o meglio in un'antica fiaba, tutto fosse passato lontano. Le cose di ieri, quello di cui avevamo paura di guardare, è risultato non solo non essere terribile, ma come se fosse semplicemente evaporato come fumo. Qui
Tutto è ancora in ebollizione. Le strade sono ancora piene di gente. Non mi sono mai rammaricato tanto nella mia vita, che non mi permettesse di uscire per la strada e, strade del genere si aspettano per secoli. Nel 1919, quando alla rivoluzione del febbraio del 17 era ormai succeduta quella dell'ottobre e, il tema rivoluzionario si faceva sempre più pressante e necessario, Kustodiev inserisce nei suoi panorami cittadini la grande figura dell'eroe bolscevico, che marcia davanti e al di sopra della folla e della città. I tipici stivali, la giacca imbottita, il colbacco, la grande sciarpa, il viso corrusco, lo sguardo determinato e le grandi mani connotano una dimensione monumentale che rispondeva alle esigenze dell'epoca. Rispondeva anche all'appello di Lenin agli artisti dell'aprile del 1918 per un'arte monumentale e di propaganda. Nelle strade e nelle piazze cominciano a comparire le colossali statue agli eroi della rivoluzione. Kustodiev ne fa una immagine sintetica e stilizzata e conserva il sottile carattere gioioso e naif della sua pittura e la sua monumentalità qui diventa allegoria e manifesto. Un manifesto, appunto, per la richiesta di prestito nazionale per finanziare la guerra del 1917, Kustodiev aveva già usato la grande figura centrale del soldato russo armato, visto dal basso e con alle spalle rosse bandiere sventolanti. Ricorda Nikolaj Bunin. La città si era destata, rombava col suo respiro pesante, coi suoi manifesti rivoluzionari, su cui era incollata l'insolita immagine di un soldato barbuto con il colbacco, ideata da Kustodiev per quella giornata. Il manifesto rimaneva poi affisso a lungo sugli steccati, sui muri dei palazzi, agli incroci delle vie di Pietrogrado, fino a annoiare mortalmente. Quel soldato con la barba da cocchiere e le gambe divaricate, che non sapeva cosa farsene del suo fucile, occhieggiava dovunque. Una figura quindi che sarebbe diventata un prototipo per i manifesti dell'epoca. Del resto, la raffigurazione monumentale del personaggio al centro dello spazio del quadro, sebbene con altre intenzioni, era stata una caratteristica della ritrattistica di Kustodiev, ad esempio pochi anni prima nel ritratto di Nicola II del 1915 e prima ancora nel suo autoritratto del 1912, donato poi alla Galleria degli Uffizi. Ambedue le figure si stagliano sullo sfondo russo, l'uno del monastero di Zagorsk, l'altro del Cremlino. Questa impostazione si conferma in altri ritratti e nelle opere dello stesso periodo, come ad esempio nel ritratto del cantante d'opera Fyodor Shalyapin, eseguito in varie versioni fra il 1920 e il 1922, oppure in una serie di acquerelli del 1920 per l'album Rus, Tipi russi, pubblicato con un testo di Evgeny Zamiatin nel 1923. Tutti, come anche il bolscevico, sono prima di tutto ritratti di russi e della Russia, come scriveva il critico Rostislavov già nel 1910 sulla rivista Apollon. Kustodiev, per la sua mentalità, appartiene a quegli artisti che amano prima di tutto il carattere russo. Il bolscevico è rappresentativo di una immagine ideale, semplice e chiara, accattivante nella sua ingenuità, espressione del pathos romantico popolare, la forza del popolo e della rivolta che avanza inarrestabile, una immagine della rivoluzione, come forza naturale che era stata cantata in quel periodo da vari poeti, fra cui Alexandre Bloch nel poema I Dodici. Vibra il vento, lo stendardo
Passa lento, passa tardo, più violento, più gagliardo. Il nemico si ridesta, la tempesta alza la testa, avanti in alto i cuori, urrà, lavoratori. Così pure anche Majakovskij nel poema 150 milioni aveva celebrato appunto questo gigante bolscevico. L'immagine eroica del bolscevico nella sua trasposizione mitologica si ricollega inevitabilmente all'epos russo, richiamando gli eroi delle Boline, i personaggi dei Lupki, le stampe popolari, nella loro interpretazione ingenua degli eroi della storia, o lo slancio energico delle icone di San Giorgio e il Drago, dove all'incedere vittorioso sul mare si aggiunge un parallelo cromatico con il rosso del manto sveltolante sullo sfondo. Come nell'icona di San Giorgio e il Drago, anche nel quadro di Kostojev il cielo è percorso dal rosso delle bandiere fluttuanti, colore simbolo della rivoluzione che invade la grafica dell'epoca. Era già successo per le riviste satiriche del 1905, apparse in gran quantità dopo la rivolta di quell'anno, ma a quel tempo era soprattutto il rosso del sangue delle vittime a invadere la pagina grafica, ora è il rosso della vittoria. Bandiere rosse sventolanti anche nel quadro che celebra la festa per la seconda riunione del Comintern nel 1920, eseguito quell'anno da Kostojev, e qui reso nella dimensione della cronaca quotidiana della folla allegra davanti al palazzo. Di lì a poco, nel 1926, l'immagine ideale del bolscevico avrebbe preso il volto di Lenin nelle illustrazioni realizzate dallo stesso Kostojev per il libro Lenin ai bambini, che sanciva la costruzione del mito mentre il rosso delle bandiere dilagava ovunque. Con la rivoluzione del 1905, il quadro del bolscevico è legato strettamente. Infatti, l'impostazione e l'irruenta comunicativa del linguaggio grafico avevano origine nell'immagine di quella rivoluzione sanguinosa che Kostojev aveva dato sulla rivista Jupiler. Anche questo quadro, infatti, è costruito quasi come un manifesto. Si intitola L'ingresso e è la raffigurazione macabra dell'irruzione della morte all'interno della città e sulla folla. Anche qui la visione è dall'alto, il taglio delle strade in diagonale. In basso la gente e i soldati stretti fra i muri delle case, mentre, coperte di neve, soprattutto un enorme scheletro che fa irruzione a grandi passi, mentre il cielo è tinto di rosso dagli incendi. Rosso è anche il sangue sulle gambe dello scheletro e sulle bandiere fra la folla. È la morte che rompe nella città con l'esercito imperiale che spara sulla gente. Un'immagine invertita rispetto al bolscevico, una la morte, l'altra la vita, una negativa, l'altra positiva. È dalla parte della rivolta popolare, dunque, Kostojev, benché vista dall'alto della sua finestra a Pietrogrado. Certamente la sua opera contribuì alla campagna di propaganda bolscevica diretta alle masse. Il quadro venne esposto nel 1903 dall'Associazione degli Artisti della Russia Rivoluzionaria e alla mostra del quinto anniversario dell'Armata Rossa nel 1923, mentre nel 1924 col titolo Il Trionfo viene esposto nel padiglione russo della Biennale di Venezia, la prima dove compare l'Unione Sovietica. Il critico dell'Ordine Nuovo, Longobardi, nella sua recensione così esaltava l'opera di Kostojev. Guardate Boris Kostojev, che viene indicato nell'introduzione al catalogo come uno degli illustratori dello spirito tradizionale del popolo russo, ma che ha dipinto anche quadri politici significativi. E il contadino che forse
Forte, tozzo, tarchiato, gigantesco, sorregge nel trionfo una immensa bandiera rossa e cammina al di sopra della città, conquistata alla civiltà nuova. Anch'egli nel suo sguardo, nella sua faccia dura e in ogni atteggiamento della persona, l'aspetto di un uomo assorto in un solo pensiero, volente, con tutta la forza del suo essere una cosa sola. Diventa parte anche dell'iconografia sovietica, dunque, l'immagine del bolscevico e prototipo involontario della retorica monumentale dei vari personaggi dell'Olimpo sovietico, Marx, Lenin, Stalin e soprattutto Gorky nel suo abito proletario. E nel 1978 sarà celebrato in un francobollo che appunto lo ricorda. Ma Kustodiev, nel frattempo, era passato a un'altra immagine del bolscevico, quello per le illustrazioni del libro Bolshevik Tom, il bolscevico Tom, edito da Brockhaus Efron, e con un testo di Nadežda Pavlovič, la poetessa di quell'epoca. È una specie di incrocio fra un Tom Sawyer e un Gian Burrasca, che appunto vorrebbe diventare un bolscevico. Questo quadro di Boris Kustodiev, che diventa un'icona del primo periodo sovietico e inaugura la marcia verso un radioso avvenire, incrocia pittura e grafica. Se vorrete percorrere queste strade dell'arte russa, vi invitiamo dunque a frequentare le passeggiate di Czar.